ci sono serata, diciamo. Buonasera a tutti, benvenuti al Cine Club Arsenale per un nuovo appuntamento dedicato ai film della vita, una rassegna, un ciclo di incontri che abbiamo inaugurato nella scorsa stagione, che sta proseguendo in questa stagione, ciclo di incontri che costruiamo attorno alla presenza di importanti personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, che l'Arsenale contatta per venire a introdurre quello che è il film, per l'appunto, della vita, il film che più ha come dire, aiutato anche la crescita, se vogliamo, professionale, oltre quella umana. Tante volte nelle varie interviste abbiamo scoperto che la professione è stata anche intaccata dal cinema, se vogliamo. E questa sera ho il grande piacere e onore di introdurre e di presentare il professor Marco Sant'Agata, uno dei più importanti docenti di letteratura italiana, dantista, scrittore, romanziere, soggettista, un personaggio veramente importante della letteratura italiana contemporanea. Il professore ha scelto, e ci dirà il perché, Amarcord di Federico Fellini, premio Oscar per miglior film straniero, pietra miliare della storia del cinema, e per l'appunto ci racconterà adesso i motivi. Grazie professore. Buonasera. Beh, intanto ringrazio gli amici dell'Arsenale per avermi invitato a scegliere un film per voi. Non so se hanno fatto la scelta giusta. Io devo confessare, lo faccio, io non sono un cinefilo, non ho la passione, mi dispiace, ma lo devo dire, non sono un appassionato di cinema. Allora, perché non lo sono? Qui il discorso sarebbe lungo e forse non lo so nemmeno io perché non lo sono. Proprio se devo dire una prima cosa, diciamo, c'è qualcosa, sto parlando della media, dei grandi numeri, ma forse è una certa sudditanza del linguaggio cinematografico ad altri linguaggi che non mi piace, il mimetismo che troppo spesso circola, che mi disturba un po', la ricerca della storia, la necessità della storia, il fatto che tanti film nascono come trasposizioni di romanzi. Ecco, a me piace un po' il cinema spazzatura, quello che tu ti metti lì davanti e più è cretino e più godi. E dall'altro lato mi piace il cinema che inventa il suo linguaggio, mi piace il cinema che ha un linguaggio cinematografico suo, autonomo, che se deve riprendere il mare, invece di andare al mare fa come Fellini, prende un nylon nero e lo agita. E quindi mi piace Fellini in modo particolare. Non ultimo il fatto che lui lavori in studio, in teatro, che l'artificiosità sia esibita, anche questo mi piace. Allora, Fellini, in un primo tempo, lo sanno, io avevo pensato a un altro film, avevo pensato a Carmelo Bene, Nostra Signora dei Turchi. Siamo su questa linea, ovviamente. Nostra Signora dei Turchi, perché ricordo l'emozione fortissima che provai quando lo vidi, allora era al cinema Mignon sul Lungarno, poi da allora non ho più rivisto, quindi non ho idea se proverei altrettanta emozione, mentre invece Amarcord l'ho visto un sacco di volte. Amarcord è in questa linea del cinema che inventa il suo linguaggio, la linea che a me piace. È, come sapete, è del 73, viene subito dopo Roma, è un Fellini che va all'indietro.
da Roma ritorna agli anni della giovinezza, c'è ovviamente una forte componente autobiografica in quel film. Perché ho scelto Marcord? Io sono emiliano, ma non è per questo motivo, perché almeno quelli nati da quelle parti sanno che fra gli emiliani e i romagnoli c'è una differenza abissale. Abbiamo storie e culture e persino anche lingue diverse. Quindi non è per questo, anche se lo ammetto, insomma, una componente anche mia autobiografica c'è nella scelta di questo film. Fellini ambienta a Marcord negli anni 30. Beh, quegli anni 30 di Rimini non sono molto diversi dagli anni 50 della mia, chiamiamola, prima giovinezza. Ci ho ritrovato e ci ritrovo anche con emozione molte cose che anch'io ho vissuto. Ricorderete la scena della neve, quella che non si attacca, che invece si attacca e crea i cavalloni altissimi, improbabili. No, non sono improbabili. Quando io ero piccolo, al mio paese, anche perché ero piccolo, camminavo esattamente fra questi muri di neve durante l'inverno, come nel film di Fellini. Passa un matto in moto, no? Beh, guardate che non lo so se c'era dappertutto, ma nel mio paese il matto c'era. Aveva una moto Guzzi rossa, anche lui, e era soprannominato Cineva. C'entra con la neve, perché lo chiamavano Cineva? Perché, volendo parlare in italiano, quando gli avevano chiesto cosa succede, lui ha risposto Cineva, per dire neva, nevica, e Cineva gli era rimasto come nome. Cineva faceva esattamente come il personaggio del film di Fellini, a tutta velocità attraversava l'unica strada del paese avanti e indietro, scassando come un matto su questa moto. Visto che parliamo di moto, i motori fanno parte un po' del nostro DNA, no? E qui passa la mille miglia. E con gli spettatori ai lati della strada che non vedono niente, vedono una macchina che passa velocissima e cominciano a dire è passato tale, è passato. Ecco, la mille miglia, esattamente come la racconta Fellini, è anche nella mia storia. Nel 57 avevo 10 anni. Ero a Modena, al bordo della strada, e vedevo passare sulla via Emilia i bolidi, uno dopo l'altro. Fu l'ultima edizione della Mille Miglia, perché ci fu un incidente tragico quell'anno vicino a Mantova, morirono 9 o 10 spettatori e la Mille Miglia venne soppressa. Beh, al bordo della strada, io avevo 10 anni, emozionatissimo, vidi arrivare una Ferrari che si fermò a pochi metri da me. Ne scese Taruffi, scese dalla Ferrari, entrò in un negozio di occhiali che c'erano lì. Ve la racconto perché succedevano così queste cose. Comperò un paio di occhiali, risalì in macchina sulla sua Ferrari e quell'anno vinse la Mille Miglia. E io avevo la fortuna di assistere, e no, ovviamente non l'ho mai dimenticato. E quindi Fellini mi riporta anche
a queste o altre cose che dovrebbero essere tragiche. Poco prima, parlo di motori così capite il tipo di coinvolgimento, poco prima all'autodromo di Modena era morto un pilota allora molto famoso, Eugenio Castellotti, aveva vinto la Mille Miglia dell'anno prima. E io c'ero perché, se noi si dice fare cavò, non ero andato a scuola per andare all'autodromo a vedere, provare le Ferrari, e mi trovai lì quando successe. È diventato uno dei momenti epici della mia vita. Queste cose le ritrovo in Fellini, e anche altre che potrei elencare, non voglio farla lunga, ma non è per questo che ho scelto Amarcord. Avrei potuto scegliere anche qualche altro film di Fellini, perché in Amarcord secondo me succede che Fellini, attraverso questa aneddotica a volte stralunata, abbia dei momenti in cui parla il linguaggio della profondità, il linguaggio da voce all'inconscio. Ci sono due momenti nel film che a mio avviso sono i momenti più alti, fra i più alti in assoluto nel cinema: l'apparizione del Rex nella notte e il pavone che fa la coda, il pavone del conte che fa la coda. Cioè sono scene nelle quali Fellini riesce a toccare l'assoluto, riesce a esprimere l'inesprimibile, e sono momenti in cui il film, il cinema, come dire, secondo me si esprime con il suo, quello che per me dovrebbe essere il suo vero linguaggio. L'ho fatta anche troppo lunga, passiamo a vedere il film, ma prima c'è una sorpresa per voi. E quello di Fellini è un film autobiografico, ma lui ha usato un personaggio altro da sé, anche se parla di lui. E il protagonista, ricorderete, si chiama Titta. Beh, questa sera abbiamo il piacere di avere Titta qui insieme a noi, non so dove è nascosto, eccolo laggiù. Vediamo se la chiave è ancora bianca. Eccolo, non è bionda, però la chioma c'è ancora. Bruno Zanino. Buonasera, con un po' di vergogna a presentarmi. Bisognerebbe che gli attori venissero ammazzati e messi dentro una teca di cristallo, perché poi vivi, diventi vecchio e ti guardano e dici: ma tu sei quello che ha fatto Amarcord ancora? Magari qualcuno nel treno mi riconosce e io lo nego, perché mi hanno messo addosso questa responsabilità, questo peso che io non ho manco cercato, perché io sono diventato attore per caso. Fellini aveva questa particolarità che aveva un occhio mediatico e vedeva gli attori. Cioè lui il film l'aveva già girato in testa mille volte, però cercava i personaggi che si era immaginato, e se non li trovava li trasformava lui. Infatti molti attori, finito il trucco, erano irriconoscibili, perché lui voleva al massimo che fossero aderenti al suo sogno, al suo pensiero. In me invece ha trovato proprio quello che cercava, così come ero fatto. Avevo i capelli molto lunghi e un orecchino, ero un hippie,
vivevo in un'isola, facevo il ragazzo, figlio di fiori, come voi sapete c'era un tempo che si viveva così, e mi ha fatto tagliare i capelli, mi ha fatto biondo e poi il resto ci ho pensato io, perché ho passato la vita un po' sulla strada, quindi ho imparato a recitare diversi ruoli e lì insomma ho fatto un po' quello che sapevo fare. E, è una responsabilità perché il film ha vinto un Oscar, io poi mentre lo giravo neanche mi rendevo conto quello che stavo facendo. Tra l'altro il copione non l'ho mai visto, ne ho rubato uno in sartoria perché lui non voleva che io sapessi quello che dovevo fare, perché Fellini è anche fatto così, perché cambiava all'ultimo momento come gli girava. Hai detto il Rex non è mai passato davanti a Rimini, mai. È passato solo una volta durante la guerra senza luci, perché andò a nascondersi vicino a Trieste, perché gli inglesi lo hanno bombardato e distrutto. Fellini inventava delle cose così, questo lo sapeva, vero professore, del Rex? Sì, sì. Non so, adesso io sono venuto qui tra l'altro invitato da delle persone che io penso che stanno qui dentro, alcuni non li conosco di persona, sono amici su Facebook, che hanno saputo che c'era Marcord, mi hanno contattato e mi hanno detto: ma scusa, non sei stato invitato? Allora ho scritto io un messaggio a loro, ho detto: se volete io sono ad Arezzo, prendo un treno e vengo, e sono venuto, ecco, nel senso che era una sorpresa anche per me. Certo, la finiamo qui, ma dopo il film possiamo dialogare. Sì, perché io poi non faccio più l'attore da molti anni, ho fatto tante altre cavolate e cose serie, e tra le altre cose ho scritto anche un libro, ma lui è uno scrittore, io uno che ha scritto un libro, e me lo sono portato dietro le ultime 15 copie che ho. Quindi poi, se siete interessati, è un libro di formazione, cioè io racconto in un pseudo romanzo con alter ego la persona che sono diventato. Quando Fellini mi ha incontrato io avevo fatto un percorso che voi non potete immaginare, neanche lui poteva immaginare, però l'aveva visto negli occhi, perché lui era un mago, sapeva leggere le persone, le indovinava. E quindi, se volete rimanere dopo il film, se volete fare qualche domanda sulla lavorazione o sulla persona, su Federico, io sono qui, insomma, non me lo guarderò, andrò a mangiare un boccone qua vicino, poi tornerò. Ok? A dopo, buona visione.